Perfetto, ciao a tutti. Allora, io prima di dare la parola a Lorena volevo innanzitutto ringraziare il Balconcino in generale e Dario Maxim in particolare, perché in questi 2 anni, forse anche 3, ci hanno dato la possibilità di raccontare quello che stava succedendo inizialmente ai nostri figli, tutto quello che avevano subito, il disagio dei domiciliari piuttosto che di altre forme di repressione preventive, ma anche poi di raccontare, di fare controinformazione e di dirvi quello che accadeva ad altri ragazzi in Italia e in Europa. E quindi noi ci sentiamo di ringraziare loro. Di ringraziare loro in particolare, e noi comunque continueremo a sostenerli sempre e comunque. Grazie. Ora c'è Lorena. Ciao Balconcini. Sentite, avete capito, noi siamo le mamme di quei ragazzi che ogni giorno lottano sui posti di lavoro, nelle fabbriche, all'università, a scuola, lottano contro questo sistema che mette innanzitutto il mercato, quindi l'uomo non esiste, lottano contro quelle persone, per favorire quelle persone che sono gli ultimi, quindi fronteggiano gli sgomberi, quindi fronteggiano degli sfratti per morosità non colpevole, cioè di povera gente che non ha più soldi per pagarsi l'affitto perché ha perso il lavoro. Lo Stato tutto questo risponde soltanto con sgomberi violenti, manganellate, e questa è la risposta. I nostri figli purtroppo per questo subiscono pesantissime persecuzioni giudiziarie. Ma la storia che appunto controinformazione che volevamo raccontarvi stasera è la storia di un gruppo di nostri ragazzi che si sono recati in Siria per dare una mano all'esercito democratico dello YPG, esercito che combatte una pesantissima battaglia da tanti anni contro lo Stato islamico del Daesh, contro il califfato, contro l'ISIS, insomma, per dirla in parole povere, contro l'ISIS. E questi nostri ragazzi si sono recati là mettendo anche repentaglio alla propria pelle per raccogliere informazioni sul posto, per dare una mano concreta. Guardate che c'è tutto un internazionalismo che ancora di cui non si sa nulla, ma c'è tanta gente che va ad aiutare questi popoli, e per vedere quell'esperimento di esercito formato da donne e uomini che combattono per ricacciare questo bruttissimo nemico che è l'ISIS. Bene, questi ragazzi hanno passato lì dei mesi, sono tornati in Italia, hanno scritto articoli, sì, rischiando di non tornare ovviamente, lì c'era la guerra, bombardamenti, cioè, non erano scherzi. Hanno girato l'Italia facendo conferenze, hanno scritto articoli e si sono visti notificare dal nostro Stato, dalla magistratura, una procedura per pericolosità sociale. Dunque, pericolosità sociale, di sorveglianza speciale perché sono individui socialmente pericolosi. Ora, questa procedura noi speriamo non avvenga. Questa procedura vuol dire che verrà loro tolta la patente. Se lavorassero in pubblici uffici dovrebbero non lavorare più, c'è l'interdizione dai pubblici uffici. Non possono vedersi con più di 3 persone, perché altrimenti diventa quasi una adunata sediziosa, e quelle 3 persone non devono avere procedimenti penali. Non possono più abitare nel loro comune di residenza, quindi capite, praticamente un confino, come in epoca fascista. Questa è l'ultima delle storie che tocca ai nostri figli, quindi noi preghiamo veramente di informarci, di sostenere queste persone che lottano e di mettervi anche voi in prima persona a fare qualcosa, perché è il momento di fare qualcosa. Grazie ragazzi, ciao.